Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il 15 ottobre il Consiglio regionale ha dibattuto in seduta straordinaria il servizio di emergenza 118. L'assessore alla sanità Cavallera ha annunciato l'intenzione di ramificare il servizio sul territorio e usufruire del 112, il numero europeo per le emergenze. Sono stati votati e respinti due ordini del giorno delle opposizioni. Quello di maggioranza è stato ritirato prima del voto. Wilmer Ronzani, Partito Democratico. Siamo giunti al capolinea per quanto riguarda la politica del 118. La riorganizzazione voluta, pensata dal centrodestra, è fallita. Oggi la Giunta pensa soltanto a un bando pubblico per trasferire il personale, non serve a niente, alimenti il conflitto e non affronti i problemi veri. Carla Spagnuolo, Popolo della Libertà. Il servizio del 118 è fondamentale. Ci auguriamo che l'assessore Cavallera riesca nella sua riorganizzazione, garantendo la professionalità e la tranquillità anche dei lavoratori di questo settore. Con un minuto di silenzio, l'Assemblea ha commemorato le vittime piemontesi degli incidenti sul lavoro avvenuti nel 2012. Il presidente Cattaneo ha letto i nomi delle 58 vittime, luogo e data della tragedia. Così si è celebrata la 63esima giornata nazionale dei caduti sul lavoro, per onorarne la memoria e richiamare l'attenzione su questo drammatico fenomeno sociale. Oltre 115.000 euro per cofinanziare 9 progetti di solidarietà internazionale è la proposta approvata all'unanimità il 15 ottobre dal Comitato regionale di solidarietà. In una delle prossime sedute l'Assemblea legislativa voterà la proposta di delibera del Comitato, consentendo così di dare il via ai finanziamenti. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Abbiamo assunto contributi per 9 progetti che ci sono stati rappresentati, tra cui l'acquisto di 50 biciclette, l'acquisto di un trattore e di vasche di idrocultura. Speriamo di poter fare una seconda tranche, perché in un momento di crisi forse abbiamo ancora di più l'esigenza e soprattutto il dovere di dare l'attenzione a chi è meno fortunato di noi. Fino al 18 febbraio prossimo gli studenti delle medie superiori possono partecipare alla seconda edizione del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro, bandito dall'Osservatorio regionale sull'usura in collaborazione con Regione e Ufficio scolastico del Piemonte. Per aiutare i ragazzi nella partecipazione al concorso, l'Osservatorio Usura organizza per le scuole che li richiedono alcuni incontri di preparazione e approfondimento. Per gli appuntamenti segnaliamo che nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale via Arsenale Torino è esposta fino al 13 novembre la mostra Torino Incisa, curata dall'Associazione Gli Amici dell'Arte di Pianezza. L'allestimento propone una trentina di opere realizzate dai 20 artisti che hanno intrapreso un percorso di approfondimento dell'arte incisoria. Ed è tutto dal Consiglio regionale, appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.